Oddio, pesa il doppio del mio. Vabbè, sei abituato col piccolino, dai. Sì, ho avuto un piccolo shock, ma comunque ci si abitua subito. Bravo. Comandi, leve, tutte. Poi mi dirai tutte le modifiche che hai fatto. Sono sicuro che c'è una bella lista. Purtroppo c'è il bauletto che si è rotto, non per colpa mia. Sembra un guasto di fabbrica. Allora, azionalo. Sì, sì, in garanzia. Azionalo. Tira il freno, sei in S, ricordati. Cos'è, Krapovic? Certo. Mamma mia. Però modificata. Roby, gira qua, non andare oltre l'altro piazzale, altrimenti ti perdo. Dopo mi dirai. Aspetta, stai lì. Com'è il primo impatto, Roby? Motore cata. Sei in S, guarda. S. S mode sport, vai, falla cantare Roby. Ti voglio dire una cosa, una specie di mancamento. Perché entra in funzione il controllo di trazione, cioè sente che la ruota pattina e lui chiude il gas. Ho capito. Lo puoi disattivare, però è un poco pericoloso. No, non è pericoloso. Ecco, ora prova da là dove c'è la fine delle ombre, accelera tutto, vedrai che in quel dislivello lui interviene, però devi aprirlo deciso, vai.
pressioni, Roby? Il motore spara. Questo qui sarebbe bellissimo se lo provi su in una montagna. Adesso andiamo in montagna. Ora andiamo in montagna. Spegni col rosso, spegni col rosso. È come una moto questo. Eh sì. Poi il freno quando pinzi. E va. Cioè va tutto qua. Allora, il tuo piccolino quanti chilometri ha su, Roby? Il mio? Ah, 150, 155. Non mamma mia. Però ti ho detto che a 130 ho dovuto cambiare motore, ma per colpa mia. Per colpa mia ho girato senza, non mi ero accorto, ero senza olio. Osti, come si fa a girare? Eccolo qua. Oh, mamma mia. 152.237, Roby. Vabbè. Hai fatto un giretto. Mamma mia. Mamma mia. Il vero biker è il grande Roberto. È un peccato tirare la moto qua nel piazzale, no? Le moto sono belle, devo usare fuori. Comunque sì, è una gran moto. E questa ruzza. Devi prendere un po' la mano, no? Come in tutte le cose, però. Adesso ti metterò la GoPro sul plexiglass qua. No, ma non tirare su sto qua, dai, che se no, già... ma questa film è la mia, no? Che guidi tu? Cioè, questa la guido io. È disastrato sto scopo. Bobby, tu non ti preoccupare. Tu sei un mito. Punto e basta. Gli altri? Allora, se io volessi... Allora, intanto sono rimasto quello di prima, non lavo mai, tanto per ma dire. Sì, che ti fai. Adesso lavavo perché ho paura che mi vada dentro nei freni. Tiravo via un po' di polvere. Però spacca, qui ho visto che su i cinesi Alibaba, che ne so, con 300 euro ti vendono tutte le plastiche. Se io volessi metto le plastiche ma nuove, non ti conviene, Roby. Poi vengo qui da te, tu ci metti su gli adesivi e le puttanate e viene un gioiello. Ma va, ormai questa è out. Che la meccanica è non buona, esiste, non esiste. Ancora.